Io sono Alex e tu sei su Voglia di Storia. Sangue, violenza, troni che si cercano e si trovano, eredi al trono, rapimenti, prigionieri, battaglie, uccisioni. Vi sto per parlare di una puntata di Game of Thrones? No, oggi vi parlo di un episodio della storia scozzese reale, accaduto nel 1306, un episodio famosissimo. E che è veramente notevole, è materia da romanzo. Ed è un episodio che riguarda due pretendenti al trono di Scozia. Facciamo prima un breve preambolo. La storia della Scozia fra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV è complicatissima perché si è creata in Scozia una situazione di vacanza del trono. In questa situazione si sono accese delle dispute su chi doveva essere il nuovo re di Scozia. Vi è stata un'intromissione degli inglesi con Edoardo. E le vicende sono veramente molto complicate e non sto qua a raccontarvele perché il tema è solo un evento circoscritto. Però diciamo che per anni si verificano battaglie, si verificano atti di violenza, si verificano alleanze che cambiano anche nel tempo, ci sono pretendenti al trono, ci sono colpi di scena. È veramente una situazione complicata. Abbiamo due personaggi che sono guardiani di Scozia, che era una carica durante l'interregno che significava in pratica che erano coloro chiamati a gestire il regno in mancanza del re, fino a quando non fosse stato nominato nuovo re. Questi due personaggi appartengono a famiglie di nobile discendenza, imparentate con gli antichi re di Scozia, famiglie ricche, nobili, proprietarie di terre, famiglie importanti. Abbiamo Robert de Bruce e abbiamo Red Comyn. Sono due personaggi veramente importanti e Robert de Bruce è anche molto famoso per i film Braveheart, che lo tratteggia in modo un po' fantasioso, e per una serie Netflix che non ho ancora visto, quindi non chiedetemi se la serie rispondete ai fatti perché non l'ho vista, so che c'è ma non l'ho vista. Robert Debruce e Red Comyn, appunto, per anni sono personaggi che vediamo agire sulla scena scozzese. Alla fine del 1306 si giunge a un momento cruciale. In questi anni abbiamo avuto anche una forte intromissione da parte di Edoardo, re d'Inghilterra, che sta cercando di papparsi la Scozia, approfittando della situazione di confusione. Anche Robert Bruce ha cambiato più volte atteggiamento, appoggiato. A seconda dei momenti ci sono stati dei cambi di bandiera, diciamo, da parte dei protagonisti, perché poi erano vicende veramente intricate, si cercava sempre più o meno quella che era la situazione più vantaggiosa al momento. Ma nel 1306 sembra che Robert Bruce e Red Comyn, dopo tante, diciamo, rivalità, dopo tanta rivalità, abbiano trovato un punto d'accordo. Ora arriviamo al giorno fatale e faccio una premessa. La narrazione di quello che succede il 10 febbraio 1306, che è il tema del video, è molto variabile a seconda delle fonti che consultate. Questo perché quando ci sono eventi così importanti e così collegati a quello che succede prima e dopo e a tanti interessi, a seconda del cronista che leggi, che vai a consultare, a seconda della fonte, cambia l'impostazione del modo in cui viene narrato l'evento. Fondamentalmente, prima di tutto, partiamo da quello che è certo. Red Comyn e Robert De Bruce si incontrano in una chiesa nella località di Dumfries, una chiesa che si chiama Greyfriars Church. Si incontrano e alla fine dell'incontro l'unica certezza è che Robert De Bruce esce dalla chiesa vivo, Red Comyn muore. Perché nell'incontro che si verifica tra i due, Red Comyn viene ucciso. Ora, a seconda delle fonti che consultiamo, sono diverse le narrazioni. Innanzitutto c'è una discrepanza su cosa è accaduto esattamente. Sicuramente Red Comyn viene ucciso da Robert De Bruce, ma c'è chi narra che sia stato Robert De Bruce in persona, chi narra invece che dopo il primo colpo ricevuto da Robert De Bruce, dei parenti, degli uomini di Robert De Bruce, tornano in chiesa perché non sono sicuri che sia deceduto per dare il colpo di grazia. Quindi ci sono anche delle discrepanze nella narrazione dei fatti. Però di sicuro Robert De Bruce e Red Comyn si sono incontrati in chiesa e di sicuro alla fine della discussione Red Comyn è stato colpito e questo colpo alla fine comunque si rivelerà fatale, se non direttamente non uscirà vivo da quella chiesa. Questo però, diciamo, è l'apparato scenografico. La cosa più importante sono i motivi. Allora, sui motivi, a seconda dei cronisti, all'epoca, come detto, vi era un forte interesse da parte della corona inglese nelle vicende scozzesi. Quindi, a seconda dei cronisti, i cronisti inglesi e i cronisti scozzesi danno una versione differente di quello che è accaduto.
I cronisti scozzesi tendono a accusare Red Comyn di tradimento, nel senso Red Comyn e Robert de Bruce finalmente hanno trovato un accordo per unirsi per una Scozia indipendente. Robert de Bruce avrebbe dovuto diventare re e Red Comyn in cambio avrebbe avuto terre e potere, quindi entrambi avrebbero avuto dei vantaggi. Ma Red Comyn, secondo i cronisti inglesi o scozzesi, cambia appunto questa cosa qua. Red Comyn, secondo i cronisti scozzesi, tradisce Robert de Bruce che, colmo di rabbia, di ira per il tradimento, decide di ucciderlo. I cronisti inglesi invece puntano il dito contro Robert de Bruce, lo accusano di aver premeditato l'omicidio per liberarsi di un avversario politico. E quindi c'è una variazione. È difficile sapere con esattezza come sono andate le cose, però io vi invito a pensare, pensate che storia, che evento quasi romanzesco. Pensare a due personaggi di famiglie così importanti, di sangue nobile, che hanno vissuto vicende importanti nei 10-15 anni precedenti, sono stati grandi protagonisti della storia di Scozia, che si trovano in una chiesa e uno uccide l'altro. È un evento degno dei Promessi Sposi, per come la vedo io. E poche settimane dopo, Robert de Bruce diventerà re di Scozia, verrà incoronato re di Scozia, non avendo neanche più l'ostacolo di Red Comyn, che fino a quel momento si era parato sulla sua strada. Avrà però dei problemi, perché uccidere un avversario in chiesa comunque era una cosa non consentita anche all'epoca e sarà scomunicato, anche se, come al solito, poi dipende sempre dai rapporti e dagli interessi, aveva una parte del clero scozzese dalla sua parte e quindi in qualche maniera sarà aiutato da una parte del clero scozzese, però avrà dei problemi invece col Papa che lo scomunica. Però appunto 10 febbraio 1306, chiesa di Greyfriars Church a Dumfries. Immaginate la scena, immaginate questi due cavalieri, questi due nobili che si incontrano in chiesa e uno uccide l'altro. Una cosa veramente a raccontarla, mi emoziona sempre il pensiero di cosa possa essere stato quell'incontro, di come possano essere andate le cose e dei sentimenti provati da questi uomini, che per noi sono uomini di 700 anni fa, ma alla fine le vicende che hanno vissuto loro, le emozioni che provavano sono le stesse che proviamo noi. Quindi provate a pensare alla violenza dell'intensità delle emozioni in quel momento per spingere a compiere un atto del genere in una chiesa del 1306, Robert de Bruce. Io credo che la storia scozzese di quegli anni sia interessantissima e vi consiglio di approfondirla. Ci sono dei testi che metto, come al solito, nella descrizione del video, per andare ad approfondire. Questi sono in inglese, però penso che ci sia anche la traduzione in italiano, io li ho letti in inglese, quindi li metto come li ho trovati, diciamo, però magari cercando ci sarà anche la traduzione in italiano. In ogni caso è veramente un periodo storico che va approfondito. Direi che per questo video abbiamo detto tutto, l'appuntamento al prossimo video come al solito, e come al solito vi invito, se vi piacciono questi video, se vi piace la storia, mettete un bel mi piace alle pagine Facebook dove racconto gli eventi storici e magari, se vi piace, se vi va, iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella, perché se attivate la campanella vi arriva l'avviso di un nuovo video, se non l'attivate non vi arriva. E per il resto direi che abbiamo detto tutto e quindi appuntamento al prossimo video.